Può mancare una bella peronospora anche nelle cucurbitacee? Certo che no! Ciao, sono Marco Mammella, fitopatologo di NUNEMS Italy e oggi vi voglio parlare di Pseudoperonospora cubensis nelle cucurbitacee. Pseudoperonospora è un patogeno fungino, un omicida per l'esattezza. Questo patogeno è in grado di provocare malattie in diverse specie, tra cui principalmente melone, cetriolo e zucchino, sia in campo che in serra. È endemico in tutte le aree di produzione delle cucurbitacee. Sono diverse le condizioni che favoriscono la malattia. Bagnatura fogliare, qualche oretta può bastare, e temperature che oscillano tra i 15 e i 22 gradi. Nelle condizioni appena descritte, questo omicida germina e penetra attraverso gli stomi. Dopo una settimana iniziano a comparire i primi sintomi sulle foglie colpite, macchie traslucide e riforme irregolari che successivamente ingialliscono e diventano necrotiche. Nella fase di ingiallimento le foglie possono presentare la classica mosaicatura. Nella pagina inferiore, in corrispondenza delle macchie rilevate, si nota la comparsa di un'efflorescenza grigio-violacea. Qui si trovano gli sporangiofori, che non sono altro che gli organi di disseminazione del patogeno. Anche fiori e frutti possono essere infettati. Quando queste macchie confluiscono tra loro, tendono a far seccare l'intera pianta. Pseudoperonospora si conserva nel terreno come ospora o nei residui colturali infetti come sporangi, che si disseminano grazie a pioggia e vento per far ripartire un nuovo ciclo di malattia. Quando ci sono queste condizioni, il controllo della malattia è molto complesso. Sono assolutamente sconsigliati sistemi di irrigazione a pioggia o alte densità di coltivazione che possono favorire le condizioni di bagnatura e alta umidità. Sono consigliate tutte le condizioni che favoriscono una maggiore ventilazione. I breeder sono continuamente impegnati nello studio di varietà resistenti, ma in presenza di meteo sfavorevoli è richiesto il supporto di prodotti chimici con diversi meccanismi di azione per ridurre lo sviluppo di resistenze nel patogeno. Grazie per aver seguito questo video. Per maggiori approfondimenti ti invito a seguire gli altri contenuti sui canali social e di visitare il sito web di NUNEMS. BASF. We create chemistry.